Burro, che viene da Napoli e viene a presentare il suo ultimissimo libro, Non è crisi, è truffa. È uscito da pochissimo per Edizioni Sì. Prima di presentarvi, insomma, la serata, lasciare la parola a Salvatore, vorrei lasciare il microfono all'editore di Edizioni Sì, Fabrizio Zani. Ciao Fabrizio! Tanto non si vede niente. Allora, rapidissimo. Salvatore aveva già scritto un libro, sempre su argomenti economici e monetari, e quando ho avuto la proposta di pubblicare io questo, ovviamente non ci ho pensato nemmeno un attimo. È un libro molto importante, è un libro semplice. Diciamo che la specialità degli economisti, la specialità di chi non vuol far capire le cose, è quella di complicarle, di rendere tutto misterioso, di rendere tutto, ultimamente in internet soprattutto, ma comunque in generale si parla molto del signoraggio, e questo signoraggio, quando ne parlano gli economisti o i politici, le rare volte che lo tirano fuori, sembra una cosa così difficile. In realtà il signoraggio è semplicemente il diritto di battere moneta. Una volta apparteneva al principe, perciò si chiamava signoraggio, al signore si chiamava signoraggio. Oggi il diritto di battere moneta appartiene molto semplicemente ai privati, alle banche. Le banche private emettono moneta invece dello Stato, e quindi hanno la possibilità, prima di tutto, di guadagnarci sopra un sacco di soldi, perché in realtà poi lo Stato deve comprarle, no? Attraverso i titoli pubblici. Ma soprattutto hanno tolto allo Stato, quindi in teoria alla collettività, la leva monetaria. Quindi quando ci siamo trovati in situazioni economiche difficili, non so, 200 anni fa, 100 anni fa, gli Stati potevano usare sia la leva fiscale che la leva monetaria per riequilibrare le crisi. Adesso possono usare solo la leva fiscale, e la usano abbondantemente, e le banche usano la leva monetaria per fatti loro, per fare profitti in tempo di crisi. Questo e molte altre cose sono spiegate nel libro di Salvatore, e quindi non gli tolgo altro tempo. Allora, buonasera a tutti, grazie a Edizioni Sì, a Fabrizio, Max e anche al Sidro Club che ci ospita questa sera, grazie a tutti voi per essere venuti. E niente, stasera illustrerò un po' il mio ultimo libro, Non è crisi, è truffa. È diverso dal precedente libro che ho scritto, La via del denaro, perché forse era un po' più tecnico sull'argomento del signoraggio. Invece questo è un libro che è fruibile anche per i non addetti ai lavori, tra virgolette, perché ho cercato di spiegare il signoraggio, ma non solo, però con termini molto più semplici, molto più facili, quindi comprensibili anche a chi non mastica la materia, diciamo, dell'economia, della sovranità monetaria e in particolare di questa truffa che prende il nome di signoraggio bancario. Nei vari capitoli, prima di andare proprio alla reale struttura del sistema economico, ho cercato di esporre alcuni aspetti dell'economia o anche alcune cosiddette bufale che vengono fatte passare come delle verità sacrosante, e mi riferisco in particolare al PIL, al prodotto interno lordo, ai derivati, al funzionamento della borsa e tutto una serie di strumenti che vengono utilizzati in finanza come nell'economia. Il primo capitolo, per esempio, riguarda proprio il PIL, il prodotto interno lordo. Come voi ben sapete, il PIL è un indice che dovrebbe misurare la ricchezza di un paese. In realtà questo indice, a mio avviso, ma non solo secondo me, è un indice errato, perché non rappresenta essenzialmente la ricchezza di un paese, poiché non tiene conto di tutta una serie di aspetti economici che appunto non vengono calcolati. Vi faccio un esempio banale. Se abbiamo una società, mettiamo la Alfa S.p.A.,
che produce beni e vende questi beni sia sul territorio nazionale che all'estero, questa fa aumentare il PIL, perché l'economia cresce, ci sono scambi commerciali, quindi l'economia, il PIL di conseguenza aumenta. Però il PIL non tiene conto dei costi che si generano per produrre quella ricchezza. Mi spiego meglio. Se quella società produce prodotti chimici, ma allo stesso tempo inquina il fiume sottostante perché riversa tutte le materie tossiche in questo fiume, ovviamente ci saranno poi dei costi di bonifica che dovranno essere sostenuti per appunto bonificare quel fiume che è stato inquinato. Il PIL non tiene conto di questi costi, quindi ovviamente un indice falsato nel calcolare la ricchezza di un paese. Tra l'altro possiamo dire che dal punto di vista tecnico come anno base per calcolare il PIL viene calcolato il 1995, quindi con base 100. Vi posso dare un po' dei dati giusto per farvi capire la situazione italiana. E vi posso dire che al primo posto addirittura dal 2007 al 2011 abbiamo la Polonia, in cui il PIL è salito addirittura del 13%, secondo posto la Svezia con un 3,5%, mentre l'Italia abbiamo avuto che il PIL italiano addirittura è del meno 4,23%, quindi non c'è stata proprio alcuna crisi, alcuna crescita dal 2007 al 2011. Il PIL quindi, come vi ho detto, è un indice falsato, anzi si sta cercando di trovare un sostituto a questo indice e l'alternativa più valida dovrebbe essere il GPI, che significa Genuine Progress Indicator, che è un indice che rispetto al PIL tiene conto almeno di 20 aspetti in più rispetto al prodotto interno lordo. Un altro capitolo l'ho fatto sulle agenzie di rating. Le agenzie di rating io le ho definite delle vere e proprie prostitute finanziarie. Perché? Perché loro agiscono in pieno conflitto di interessi. Sono delle società private, e parlo di Moody's, Fitch e Standard & Poor's, le tre sorelle per così dire, che in pratica sono pagate per esprimere il loro rating, il loro giudizio. In pratica loro esprimono un rating su tutto ciò che ha a che fare con la finanza, quindi parliamo di obbligazioni, di azioni, e addirittura giudicano gli stati, cioè ovvero la capacità di quello stato di ripagare il suo debito pubblico. Il discorso molto delicato sulle agenzie di rating qual è? Che innanzitutto agiscono in pieno conflitto di interessi, perché ovviamente da quelle società private più sono pagate e più, guarda caso, il giudizio è positivo. Per quanto riguarda invece gli stati, il rating che loro offrono può causare dei veri e propri danni all'economia, e vi spiego perché. Se una società di rating come Standard & Poor's, Fitch o Moody's esprime un giudizio negativo sulla capacità di quello Stato di ripagare il suo debito, automaticamente quel paese è costretto ad offrire dei tassi di interesse o comunque dei rendimenti più alti per far sì che i titoli di Stato risultino appetibili sul mercato. Detto in parole povere, se la Grecia prima vendeva titoli di Stato al 4%, una volta che riceve una bastonata dall'agenzia di rating, quindi magari il rating scende da A più a B meno meno, automaticamente è costretta ad offrire un tasso di interesse più alto sui titoli di Stato che vende nel mercato. Quindi di conseguenza offre un tasso di interesse maggiore e di conseguenza aumenta il debito di quel paese. Quindi è tutto un gioco a catena. E questo provoca, come stiamo vedendo nel caso della Grecia, delle gravi conseguenze dal punto di vista economico e anche sociale.
Ovviamente queste agenzie di rating hanno preso delle vere e proprie cantonate nel corso non solo degli ultimi anni, basta pensare al caso della Lehman Brothers, le azioni della Lehman Brothers prima del fallimento totale, quindi prima del 2008, erano giudicate a più con tutti dei valori altissimi. Guarda caso, poi la Lehman Brothers è fallita e un sacco di investitori hanno perso un bel po' di soldi. Quindi ovviamente è un giudizio del tutto falsato questo delle agenzie di rating. Un altro capitolo, in particolare il terzo, che si intitola Il riscaldamento globale e il controllo demografico, ho voluto sottolineare le teorie di Al Gore. Al Gore, vicepresidente degli Stati Uniti sotto la presidenza Clinton, lui ha portato avanti questo discorso sul riscaldamento globale, cioè in realtà che cosa diceva? Che se sta aumentando la CO2 nell'emisfero, la colpa è dell'uomo, e dell'uomo che attraverso un processo di industrializzazione causa poi lo scioglimento dei ghiacci, eccetera eccetera. Tutto ciò è stato dimostrato proprio dal punto di vista scientifico come una bufala, in quanto l'uomo incide per una percentuale proprio irrisoria, parliamo dell'1%, sullo scioglimento dei ghiacciai o sul riscaldamento globale. In realtà lo scopo di Al Gore qual era? Era quello di unire il discorso sul riscaldamento globale al controllo demografico. Questa cosa del controllo demografico erano delle teorie portate avanti da Malthus. Malthus era un economista inglese che in realtà diceva che il benessere collettivo si basa sul controllo delle nascite. Quindi se nel mondo siamo troppi abitanti, in sostanza, non ci sono risorse per tutti e quindi poi finiamo per vivere tutti in condizioni disagiate. Controllando invece le nascite possiamo vivere tutti in un benessere diciamo alla portata di tutti. In realtà anche questo è falso, perché viviamo in un contesto in cui non c'è una mancanza di risorse, bensì c'è un'errata allocazione delle risorse. Cioè troviamo una situazione sulla Terra, sul pianeta, in cui c'è un'abbondanza di risorse e in un'altra parte troviamo invece una scarsità totale delle risorse stesse. Quindi è un problema di allocazione delle risorse, non di scarsità globale delle risorse. Un capitolo è stato fatto anche sul concetto di denaro unito alla felicità. Io ho ripreso un po' le teorie di Gary Becker, che era un neoliberista, che però per quanto riguarda il concetto di felicità, lui esprimeva la cosiddetta felicità con una curva a U rovesciata, cioè lui diceva che l'individuo può aumentare il suo livello di felicità fino a un certo punto. Questa felicità aumenta all'aumentare del reddito, però attenzione, c'è un punto in cui la curva della felicità diminuisce nonostante il reddito aumenti. Quindi questo è stato poi ripreso, questo concetto della felicità, con il cosiddetto paradosso di Esterlin, che è sempre un altro economista che ha cercato appunto di rappresentare questo concetto di felicità unito al possesso del denaro. In realtà questa teoria, che in realtà è quella capitalistica, è stata poi confutata anche proprio in termini reali con la teoria del downshifting. Non so se molti ne hanno sentito parlare. È una teoria, tradotto downshifting significa scalare di marcia, cioè ci sono sempre più anche manager che facevano parte di grosse corporation che decidono di abbandonare il loro lavoro o semplicemente di ridursi l'orario di lavoro. Downshifting significa proprio quello, scalare di marcia, quindi c'era chi prima faceva le classiche 8 ore di lavoro e adesso preferisce guadagnare di meno ma avere più tempo a disposizione per esprimere le proprie passioni, le proprie preferenze, quindi magari lavora 4 ore al giorno. A proposito, c'è un libro di Simone Perotti intitolato Adesso Basta, che parla proprio nel dettaglio di questo fenomeno del downshifting. Addirittura ci sono personaggi che ho citato anche nel libro come Mark Boyle,
che hanno deciso di abolire totalmente il denaro dalla propria vita. Quindi loro vivono essenzialmente producendo ciò che mangiano, quindi con un orto che riesce a soddisfare tutte le loro esigenze alimentari, e scambiano attraverso il baratto tutto ciò di cui hanno bisogno. Ovviamente sono delle scelte un po' estreme, di difficili applicazioni, però dimostrano come in realtà si potrebbe vivere senza l'utilizzo del denaro. Un altro capitolo che è stato su cui mi sono voluto soffermare è quello, per esempio, dei derivati. I derivati io li ho definiti, sono io, come delle armi di distruzione di massa, perché possono causare dei veri e propri danni all'economia di un paese. Proprio stamattina leggevo sul Sole 24 Ore che l'Italia ha deciso di scindere un contratto con la Morgan Stanley per un contratto sottoscritto negli anni 90 sui derivati, e ha dovuto pagare una clausola di rescissione di 4,3 miliardi di dollari, cioè conveniva più scindere questo contratto che non rinnovarlo anno per anno, perché in realtà sono dei contratti bufala in cui ci guadagna solo l'assicuratore. Giusto per farvi un esempio pratico, vi spiego cosa sono i derivati. I derivati sono degli strumenti finanziari che non sono altro che delle scommesse, nel senso che io, per esempio, signor Rossi, si compra le azioni della società Alfa, ok? Quindi spero che ovviamente queste azioni possano valere sempre di più negli anni, però c'è anche il rischio che la società Alfa possa fallire, e allora entra in gioco l'assicuratore. L'assicuratore dice: benissimo, tu mi paghi un premio anno per anno, però io ti assicuro dal fallimento della società Alfa. Qualora la società Alfa dovesse fallire, io ti ripago tutta la cifra che hai speso per acquistare le azioni di questa società. Il problema qual è? Che nella realtà dei fatti, l'assicuratore, quando arriva un credit event, cioè nel senso che la società Alfa fallisce realmente, non è in grado di ripagare l'assicurazione che ha garantito, e quindi in quel caso interviene sempre lo Stato, che con soldi pubblici ovviamente deve ripagare i finanziatori. È quello che è successo con l'AIG, che è un grosso gruppo assicurativo americano, e la stessa cosa è successa con i derivati collegati alla General Motors. Stanno facendo molti derivati anche sulla Grecia, ovviamente ne hanno approfittato della situazione di crisi, addirittura ultimamente sono nati dei derivati su Facebook. Facebook è stato quotato in borsa per un valore di 100 miliardi di dollari, e già è nato il derivato su Facebook, cioè una scommessa che dice che si scommette sul fatto che Facebook entro il prossimo anno guadagnerà 1 milione di utenti in più. Quindi, come vedete, i derivati si possono creare su qualsiasi cosa, e sono delle vere e proprie scommesse finanziarie che però portano dei danni dal punto di vista sociale, perché, come vi ho detto prima, l'assicuratore non è quasi mai in grado di ripagare questa forma di garanzia, e quindi chi ci rimette sono sempre i cittadini, in quanto vi interviene lo Stato a finanziare con soldi pubblici. Troverete anche altri capitoli, per esempio ho cercato di spiegare anche il funzionamento della borsa, che si basa sui cosiddetti rumors. Come voi ben sapete, c'è un abisso tra quello che è l'economia reale e quello che è la finanza. Addirittura si dice che ci sia un rapporto di 1 a 20 tra economia reale e finanza. In che senso? Che nell'economia reale un prodotto viene scambiato una volta, cioè io vendo questa bottiglietta d'acqua a Tizio. Questo stesso scambio in finanza avviene 20 volte, quindi c'è un castello di carta creato all'interno della finanza per quanto riguarda l'economia reale. Il problema qual è? Che quando avvengono delle crisi a livello finanziario, queste si ripercuotono anche nell'economia reale, e ne paghiamo poi tutte le conseguenze. Gli ultimi due capitoli, possiamo dire nel capitolo 8 e il capitolo 9, nel capitolo 8 ho cercato di esprimere il reale funzionamento del sistema, nel capitolo 9 ho cercato di esprimere invece quali possono essere le soluzioni
a questo sistema economico. Giusto per farvi un po' una disamina sul sistema economico in cui viviamo, noi viviamo in un sistema in cui lo Stato non è privato del suo potere più importante, che è quello di emettere moneta. Se lo Stato ha bisogno della sua spesa pubblica, cioè creare ospedali, creare scuole, pagare i dipendenti pubblici, non può stampare moneta, la deve chiedere in prestito dalle banche. In che modo avviene? Lo Stato emette dei titoli di Stato del valore di 10 miliardi, 20 miliardi a secondo del budget della spesa pubblica che intende stanziare. Automaticamente poi devi chiedere alle banche di acquistare questi titoli di Stato che in cambio danno la massa monetaria necessaria alla spesa pubblica. Il problema qual è? Diciamo che in questo scambio ci sono due truffe. La prima truffa sta nel fatto che le banche che emettono moneta stampano moneta a un costo, in genere si definisce il valore intrinseco della banconota, cioè che è il costo reale per produrre quella banconota stessa. Parliamo di 30 centesimi a banconota. Se voi andate sul sito ufficiale proprio della Banca Centrale Svizzera, c'è scritto proprio che produrre una banconota costa intorno ai 30 centesimi di euro. Questo vale sia per i franchi svizzeri sia per gli euro. Il problema è che le banche addebitano la produzione delle banconote al valore nominale, che sarebbe la cifra che è scritta sopra la banconota stessa. Ossia, se ho una banconota da 20 euro, il valore intrinseco è in 30 centesimi, il valore nominale è 20 euro. Le banche addebitano nel loro bilancio, tra l'altro le mettono anche tra le passività, la cifra al valore nominale, non al costo intrinseco. Poi bisogna tener conto che in questo scambio che avviene tra titoli e banconote, i titoli hanno anche degli interessi, perché alla scadenza del titolo di Stato, perché voi sapete che quando vengono emessi questi i BOT, i CCT, i vari titoli di Stato, dopo 3 anni, 10 anni, 5 anni, lo Stato deve poi ripagare quel titolo di Stato più gli interessi. Noi attualmente, parlo del caso italiano, paghiamo qualcosa come 80-90 miliardi di euro solo di interessi. Ogni anno paghiamo questa cifra e aumenta sempre di più. Non è un caso che il nostro debito pubblico aumenta, adesso siamo intorno ai 1935 miliardi di debito pubblico. E in pratica questo è il sistema come è strutturato. Per quanto riguarda, ovviamente questo coincide sempre con queste teorie sul cosiddetto nuovo ordine mondiale o anche mondialismo, secondo cui l'oligarchia bancaria insieme con le grandi corporation europee e americane vogliono creare una sorta di dittatura ovviamente mascherata da democrazia, fanno credere che il cittadino abbia ancora il potere di votare a destra e a sinistra, che è un potere illusorio, che non serve a nulla perché il vero potere è emettere moneta e questo potere nelle mani delle banche, e cercano in qualsiasi modo di accentrare questo potere appunto nelle mani di pochi. E ci stanno riuscendo benissimo, basta vedere l'Unione Europea che è nata, che doveva nascere come unione semplicemente commerciale, e sta divenendo sempre di più un'unione politica. Tutto questo sta avvenendo senza chiedere il consenso ai cittadini, e lo vediamo anche in casa nostra con il governo tecnico Monti, un governo che sta lì e non è stato eletto democraticamente da nessun cittadino. Tra l'altro ormai possiamo assistere proprio al fatto di come le banche siano scese in campo in prima persona, hanno messo Monti in Italia e Papademos in Germania e in Grecia, che sono due banchieri, due personaggi che fanno parte della trilateral, della ex commissari europei, che ovviamente fanno gli interessi dell'oligarchia bancaria. Per esempio il caso che di Monti di mettere la soglia all'uso del contante intorno ai 1000 euro, questo è un dato di fatto. Tutti i pagamenti superiori ai 1000 euro, voi sapete che non è più possibile effettuarli in contanti,
bisogna farlo attraverso assegni o bonifici. Tutto ciò perché sta avvenendo? Perché il fine dell'oligarchia bancaria è quella di introdurre la moneta elettronica. Il denaro contante nell'arco di mesi, magari qualche anno, scomparirà del tutto. Perché? Perché in questo modo l'oligarchia bancaria guadagnerà ancora di più, eviterà anche i costi di stampare le monete, il cosiddetto valore intrinseco. Ci sarà solo moneta elettronica e quindi anche loro saranno molto più agevolati nelle varie transazioni economiche. Voglio fare giusto un piccolo appunto. Ultimamente, se avete sentito le cronache, si è parlato dei cosiddetti falsari di Giugliano. Giugliano è un paese vicino Napoli in cui ci sono i falsari delle banconote in euro. Addirittura si è scoperto che hanno creato delle vere e proprie tipografie in cui stampano addirittura il 60% di tutte le banconote false che circolano in Europa. Il 60% delle banconote false derivano da Giugliano, da questa cittadina vicino Napoli, e ormai le riescono a ricreare con una somiglianza quasi estrema alle banconote reali. Loro stampano questa moneta e ci guadagnano un aggio del 10%. Quindi, per esempio, stampano una banconota da 20 euro e la rivendono al camorrista del locale o al commerciante che la vuole mettere in commercio abusivamente ad un valore di 2 euro, ecco, facendo il caso di una banconota da 20 euro. Ma pensateci un attimo invece a quello che fanno i veri banchieri, che io definisco poi degli usurai legalizzati. Loro in realtà una banconota da 20 euro la pagano, cioè subiscono un costo di 30 centesimi. Lì ci guadagnano un aggio del 98%, non del 10%. Quindi parliamo di usura. E questo io lo dico molto apertamente, tra l'altro ci sono anche delle cause della magistratura che dichiarano questo, quindi ormai non è più un segreto. Quindi assodato come funziona il sistema economico, ci sono anche delle soluzioni. Le soluzioni sono molto semplici. La sovranità monetaria, cioè bisogna restituire allo Stato il potere di emettere moneta, perché qua è inutile che discutiamo della lotta all'evasione e tutte queste altre cose qui, ammortizzatori sociali, eccetera, eccetera. Se tu non dai al Paese la possibilità di emettere moneta, cioè il potere più importante che ha, non è capace di fare nulla, sarà sempre schiavo delle banche. Le banche, ricordatevi sempre, che sono solo in teoria degli istituti di diritto pubblico, ma nei fatti sono delle SPA, delle società per azioni. La Banca d'Italia è al 95% privata. Il capitale della Banca d'Italia è in mano a Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, BNL, eccetera, eccetera, che sono tutte banche, che sono tutte società per azioni. L'unica quota pubblica, possiamo dire, in mano allo Stato è un misero 5%, che sarebbe la quota detenuta dall'INPS e dall'INAIL. Tutto il resto è in mano a privati. Tra l'altro si era anche parlato di nazionalizzare la Banca d'Italia sotto il governo quando c'era ancora Tremonti, poi alla fine non se ne fece nulla, anche perché ormai adesso la Banca d'Italia si è ridotta a una filiale della BCE, tutti i poteri sono accentrati ormai a Francoforte. Quali sono le soluzioni, quindi, come vi stavo dicendo prima? Sovranità monetaria, quindi ridare allo Stato il potere di emettere moneta. Introdurre il concetto del debito detestabile. Questo concetto fu steso un po' da Alexander Sachs, che era un ex ministro russo. Lui diceva in sostanza un discorso molto semplice, diceva che se un debito contratto da un paese non ha giovato nessun beneficio a quel paese, allora deve essere rinnegato, ossia non deve essere più pagato. Mettiamo il caso dell'Italia, noi abbiamo 1.900 e passa miliardi di debito pubblico. Se questo debito non ha creato alcun beneficio sostanziale al benessere collettivo, allora è giusto che quel debito non sia più pagato.
Ma questa condizione non è sufficiente, è inutile annullare il debito se siamo sempre in mano ai banchieri che stampano moneta. Quindi il discorso del debito detestabile deve essere unito al discorso della sovranità monetaria. E a questo aggiungo un'altra cosa, aggiungo il concetto di democrazia diretta. Noi per esempio attualmente viviamo in un contesto che si basa sulla politica rappresentativa. Cioè noi votiamo il candidato di destra, di sinistra, di centro con la speranza che questo poi ci possa rappresentare in Parlamento. Nella realtà dei fatti non avviene mai quello che ci si aspetta. In democrazia diretta invece non abbiamo più una struttura verticale, bensì una struttura orizzontale, quindi è anche molto più difficile ricattare il politico di turno, perché ovviamente sì, il tutto si basa sulla democrazia diretta, ci sono più rappresentanti, c'è una struttura che si basa sul mandato, c'è una partecipazione maggiore del cittadino alla res pubblica. Poi noi nel nostro ordinamento, ricordiamoci che abbiamo gli interventi del cittadino, quali sono? Sono le petizioni, in cui uno fa una proposta di legge, deve raccogliere 50.000 firme e alla fine, anche se ha raccolto quelle 50.000 firme, la petizione viene posta in un cassetto e non viene mai discussa in Parlamento. Quindi le petizioni non servono a nulla. Abbiamo i referendum abrogativi. Cioè noi in Italia ci possiamo limitare essenzialmente ad abrogare una legge, quindi se abbiamo una legge che fa pena ci possiamo essenzialmente limitare ad abrogarla, tra l'altro per fare questo dobbiamo raccogliere ben 500.000 firme, mentre in un contesto basato sulla democrazia diretta ovviamente si possono introdurre discorsi come i referendum propositivi. Cioè, sono i cittadini che propongono la legge poi da votare in Parlamento. Quindi il cittadino diventa proprio una parte attiva della res pubblica, non come adesso, che invece ne è vittima e ne subisce tutte le conseguenze del caso. Quindi se riusciamo a esaminare appunto il problema, cioè come viene, come è strutturato essenzialmente il nostro sistema economico, capiamo anche il problema dove sta, capiamo anche chi è il vero nemico, che non è né la destra né la sinistra, che sono in pratica dei burattini nelle mani dell'oligarchia bancaria, e capito ciò possiamo anche sapere quali sono poi le soluzioni più valide da poter attuare. Ovviamente non è un processo di facile attuazione e non è un processo nemmeno immediato, però da questi piccoli spunti possiamo partire poi verso una sorta di evoluzione collettiva. Grazie. Non so se ci sono delle domande dal pubblico oppure... Magari se Max vuole aggiungere qualcosa. Sì, vuole fare una domanda, vuole venire qua. No, ti volevo chiedere, prima parlavi di 30 centesimi, un po' scomodetto il termine, no? Quello che Crozza chiama il signorinaggio bancario, forse puoi specificare meglio questo passaggio? Sì, vabbè, ovviamente Crozza ci ha fatto un po' di ironia, tra l'altro io, adesso che mi hai citato Crozza, volevo aggiungere che i mass media sono tutti collusi col sistema delle banche. In nessun programma, da Santoro a Servizio Pubblico a Ballarò, si parla mai del reale problema del sistema economico, che è questa proprio della perdita di sovranità monetaria. Santoro si dice che parla delle banche ma si limita all'evasione, ma questa non è che la punta dell'iceberg, il vero problema è la perdita del potere di battere moneta, questo è quello che devono capire gli italiani. Poi Crozza ci ha fatto della facile ironia chiamando invece di signoraggio, signorinaggio, ma vabbè, il discorso è connesso al fatto che le banche stampano questa moneta a un costo irrisorio che è 30 centesimi di euro e la addebitano al valore nominale, cioè che è la cifra scritta sopra la banconota stessa, ovvero 20 euro o 50 euro nel caso poi di specie. E poi scrivono questa cifra nel passivo dei loro bilanci in modo tale che non ci pagano nemmeno le tasse sopra,
E poi la truffa nella truffa sta nel fatto che in questo scambio che avviene tra moneta e titoli di Stato ci sono anche degli interessi da pagare alla scadenza dei titoli di Stato stessi. Quindi purtroppo la collettività si ritrova vittima di un vortice senza fine, perché finché siamo in un sistema del genere il debito pubblico è destinato a crescere e poi ecco che avviene la troica, ovvero Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, BCE, che impongono le misure di austerity. Per esempio i prestiti che hanno concesso alla Grecia sono dei prestiti tampone che non servono a nulla, lo state vedendo voi, ha ricevuto ultimamente 130 miliardi di euro, non si è mica sanata l'economia greca, stanno peggio di prima. Perché? Perché chiedono, impongono delle misure come tagli dei salari, aumento delle tasse, che non fanno altro che aggravare la situazione più di quanto lo sia già. Quindi questi sono solo dei tampone, per esempio nel caso della Grecia stanno semplicemente temporeggiando, siccome i titoli di Stato stanno adesso soprattutto sono stati acquistati da Francia e Germania, adesso questi due paesi stanno cercando di scaricarsi di questi titoli di Stato e per esempio se li prende paesi come la Cina che sono a sovranità monetaria che possono comprare tutti i titoli di Stato che gli pare. Infatti la Cina è quella che detiene il maggior numero di titoli di Stato americani, no? E quindi non hanno questi problemi, anche se il debito pubblico in realtà aumenta, è un debito pubblico fittizio perché se la Cina ha il potere di stampare moneta non ha di questi problemi, non a caso la Cina è una delle economie che sta maggiormente crescendo rispetto agli altri paesi e diventerà tra non molto la prima economia a livello mondiale. E quindi il discorso è molto semplice, è connesso semplicemente a questo funzionamento dell'economia che si basa sullo scambio titoli-moneta in cui ci sono di mezzo sempre le banche che sono delle istituzioni private e quindi invece restituendo questo potere allo Stato, lo Stato può garantire piena occupazione o comunque garantire dei livelli occupazionali molto elevati rispetto ad esso, può ridurre la tassazione a un livello irrisorio, perché se lo Stato ha il potere di emettere moneta non ha bisogno di chiederlo ai cittadini attraverso le tasse, può chiedere giusto il livello di tassazione minimo, quel tanto da regolare eventuali pressioni inflazionistiche. A maggior ragione contro coloro che dicono ma se lo Stato si stampa moneta poi si genera inflazione, anche questo è falso, perché se tu stampi moneta ma nel contempo utilizzi quella moneta per produrre scuole, ospedali, quindi beni reali e anche servizi alla collettività, non si genera inflazione. L'inflazione si genera invece come fa la BCE o la Federal Reserve, che stampa moneta, la immette nel mercato, però non produce nulla, non produce né servizi né beni per la collettività. Quindi aumentando la massa monetaria, automaticamente la valuta, il nostro denaro, perde di valore e avviene la cosiddetta perdita del valore d'acquisto. Quindi il nostro salario, per esempio di 1000 euro, ci permetteva di acquistare tot numero di beni e tot numero di servizi, adesso si riduce, perde di potere e posso acquistare meno beni e meno servizi. Questo è il discorso. Scusa. Vuoi ripetere una domanda o vuoi venire qua a dirla? No, non c'è bisogno, posso stare qui. No, per la videocamera, se no non si sente. Okay. Ti volevo chiedere, in merito alle società di rating, hai detto che praticamente essendo comunque colluse creano questa situazione in cui se loro ovviamente mettono dei pareri negativi il debito di un paese può essere messo in una criticità particolare. Esiste secondo te un qualcosa che comunque può essere creato per aiutare un consumatore a valutare positivamente o negativamente un titolo di Stato sostitutivo, diciamo, ad una società di rating? E invece in fatto alla possibilità o meno di rimborsare il debito, facevi riferimento ad un economista russo,
Esatto, il debito detestabile. In questo caso tu faresti riferimento a non rimborsare nessun tipo di debito, quindi anche i miei 5.000 euro di BTP, i 20.000 euro di CCT di un qualsiasi risparmiatore? O non so se non ho capito bene se ti riferivi a questo. Allora, per quanto riguarda le agenzie di rating, l'alternativa sarebbe quello di sfruttare meglio il cosiddetto indice di default, che è un indice che dovrebbe indicare se uno Stato è in grado di pagare o no quel debito. Ma accantonerei il discorso per quanto riguarda le agenzie di rating, perché appunto, come ho spiegato prima, agiscono in pieno conflitto di interessi, quindi il rating dal mio punto di vista, ma non solo, è totalmente falsato e quindi dal mio punto di vista non vanno prese proprio in considerazione. Io le definisco delle prostitute finanziarie e quindi viene da sé il giudizio che ho di queste società private. Per quanto riguarda la domanda riferita al debito detestabile, ovviamente mi facevo riferimento al debito degli stati, quindi al debito, nel caso italiano, i 1.935 miliardi di debito pubblico che abbiamo. Quello ovviamente non va ripagato, va rigettato, proprio perché non ha portato alcun tipo di beneficio né in Italia, ma così come in altri paesi. Poi c'è un discorso connesso anche ai debiti privati. Per esempio, non tutti sanno che c'è la possibilità di fare delle cause alle banche se qualcuno di voi ha avuto mai un fido bancario. Quasi sempre le banche, il fido bancario cos'è? Quando la banca ti dà la possibilità di sforare anche al di sotto dello zero, quindi al di sotto dei soldi che tu hai essenzialmente sul conto. E il fatto qual è? Che molto spesso la banca ti applica degli tassi di interesse che sfociano nell'usura, è proprio usura vera e propria. Quindi automaticamente, facendo causa alle banche, si riesce a ottenere, diciamo, quasi un 20% per ogni anno di apertura di conto. Quindi se tu per esempio hai avuto un conto aperto con un fido per 10 anni, riesci a ottenere una bella cifra. Ovviamente poi dipende dalla cifra che hai sul conto e dalle movimentazioni che hai fatto nel corso dell'anno, quindi è un certo qual modo un modo di traslare il concetto di debito detestabile anche sui prestiti privati, ma non è proprio la stessa cosa. Alexander Sachs, questo economista russo, si riferiva invece al concetto di debito pubblico espresso per ogni singolo Stato. E guarda che questa cosa del debito detestabile è stato ripreso, molti non lo sanno, ma quando per esempio Cuba, mi sembra ti posso dire la data forse, sì, nel 1898, quando Cuba passò da colonia spagnola, passò sotto il protettorato degli Stati Uniti, gli Stati Uniti utilizzarono il concetto di debito detestabile, cioè annullarono il debito che Cuba aveva nei confronti della Spagna. Ultimamente questo concetto del debito detestabile è stato ripreso da George Bush quando ha invaso l'Iraq. L'Iraq è stato invaso con la scusa delle armi di distruzione di massa detenute da Saddam Hussein. Poi alla fin fine Saddam Hussein si scoprì che non le aveva queste armi di distruzione di massa. Fu proprio un attacco per chi faceva gola il petrolio iracheno agli Stati Uniti e non solo quello. E ovviamente alcune decisioni di Saddam Hussein erano scomode per l'establishment americano, in particolare lui voleva creare una sorta di fondo monetario dei paesi africani e in questo modo escludeva il fondo monetario internazionale capeggiato dagli Stati Uniti. Quindi per tutta una serie di cose si decise poi di togliere, di annullare il governo di Saddam Hussein. Ma Bush, quando attaccò l'Iraq e quindi poi si impossessò poi a livello politico, possiamo dire, del territorio iracheno, utilizzò il concetto di debito detestabile, cioè annullò il debito pubblico iracheno perché lo definì impagabile, un debito illegittimo. Ovviamente i mass media non hanno mai parlato di questa cosa,
perché una cosa del genere pubblicizzata a livello internazionale potrebbe generare un effetto domino, cioè domani magari un capo di Stato di un paese decide di adottare il concetto del debito degli stabili e annulla il debito che attualmente ha quel paese. Quindi ovviamente si sta sempre molto attenti a come fa passare certe notizie, però ci sono appunto dei riscontri storici che dimostrano come il concetto del debito detestabile sia attuabile da un paese, quindi del tutto applicabile. Volevo chiederti una cosa, una precisazione sulla democrazia diretta, no? Tu dicevi che ci può difendere dai banchieri, dalle lobby. Effettivamente può farlo, anche perché noi sappiamo come si muovono i banchieri, cioè utilizzando pedine come John Perkins. Quindi per poterti difendere dai centinaia di John Perkins che hanno in giro per il mondo, la democrazia diretta effettivamente farebbe sì che adesso tu spiegherai magari cosa faceva John Perkins, però se questi John Perkins dovessero ricattare e minacciare, che ne so, centinaia, migliaia di persone, tipo a Porto Alegre, dovrebbero minacciare una metà della popolazione di Porto Alegre in quanto c'è il bilancio partecipativo, in Svizzera dovrebbero minacciare la metà della popolazione in Svizzera. Ma esattamente cosa faceva John Perkins? John Perkins potete leggere un suo libro che si chiama Confessioni di un sicario dell'economia. Lui in pratica ha scritto questo libro autobiografico in cui racconta quello che faceva, cioè in sostanza lui lavorava per una grossa società di consulenza e aveva il compito di andare dai capi di Stato e ricattarli. Cioè diceva, o gestisci la politica economica e monetaria di questo paese in questo modo, oppure sappi che puoi fare una brutta fine. E quindi il suo compito era quello poi di agevolare l'entrata delle grandi corporation americane e europee all'interno di questi paesi, solitamente i paesi più poveri. E come faceva? Cioè andava, in una mano presentava la valigetta piena di soldi, quindi il ricatto da parte del politico, e dall'altra parte presentava una pallottola, cioè come per dire o accetti questa forma di ricatto o sappi che puoi fare una brutta fine. Ci sono stati presidenti che non hanno accettato il ricatto, non hanno accettato la valigetta coi soldi e sappiamo la fine che hanno fatto. Vi cito giusto due casi. Uno è quello di Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti. Lui introdusse il cosiddetto ordine esecutivo 10.110. Con questo ordine esecutivo lui stampava dollari di Stato, cioè erano dei dollari che non portavano l'etichetta Federal Reserve sopra la banconota, bensì United States of America, cioè Stati Uniti d'America. Lui emise qualcosa come 4,3 miliardi di dollari che non creavano pubblico, non creavano debito pubblico e quindi non generavano nessun indebitamento da parte della collettività. Manco a farla apposta, dopo 4 mesi da quella decisione, fu assassinato a Dallas. Un altro che si è schierato contro il debito pubblico è stato Sankara, Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso. Lui dichiarò il suo debito illegittimo e aveva deciso di non pagarlo più. Manco a farla apposta, anche questo presidente è stato assassinato dai servizi segreti, con la complicità dei servizi segreti francesi e americani. Quindi tutti quei presidenti che si schierano contro il governo delle banche fanno quasi sempre una brutta fine. Questo perché avviene? Perché abbiamo un'impostazione basata sulla politica rappresentativa, in cui basta ricattare il capo che c'è al vertice della piramide e automaticamente ricatti tutto il sistema. Invece, come diceva prima Max, impostando invece un discorso basato sulla democrazia diretta, in cui non governa una sola persona, ma governano più persone, quindi è la collettività il vero potere, ovviamente il Perkins di turno non può andare a ricattare 10.000 persone o 300 consiglieri, eccetera, eccetera, perché è una cosa proprio inapplicabile.
Quindi per questo la democrazia diretta, che si basa su una struttura non verticale ma orizzontale, ovviamente già mette i bastoni tra le ruote ai ricatti dell'oligarchia bancaria, oltre ad offrire il vantaggio positivo che la collettività diventa poi parte attiva della res pubblica, come dovrebbe essere in realtà. Qualche altro intervento, domande? Perché io ti voglio chiedere una cosa, no? Tu nella tua foga di combattere il banchiere, il grasso usuraio, come lo chiamava Auriti, anche per motivi etici sei diventato vegano, no? Quindi i banchieri si combattono anche migliorando l'alimentazione. Io ho fatto una scelta vegana, cioè quella di eliminare carne, pesce e i derivati degli animali dalla mia dieta, perché poi tutta anche l'alimentazione rientra in un discorso che possiamo dire sono collegate ai dogmi del capitalismo. Le banche, le corporation ti impongono cosa devi mangiare, la moda che devi seguire, e quindi sono tutti dei diktat che vengono imposti dall'alto. Quindi anche informandosi su una corretta alimentazione, sui danni che provocano un'alimentazione onnivora, poi in questo settore ci sono persone più esperte di me che ne possono parlare, è già un modo per contrabbattere e contrattaccare l'operato dell'oligarchia bancaria. Tu sei fruttariano, poi. È vero, sono tendente fruttariano perché pur di combattere le banchiere dobbiamo diventare scientifici, e la scienza dice che non siamo vegani, non siamo vegetariani, non siamo carnivori. La scienza è l'anatomia comparata, che nel 1800, fondata da Georges Cuvier, ci dice che la nostra dentatura non è né carnivora, perché i carnivori hanno i denti fatti a seca, secodonti, hanno i canini ultra gettanti, e non è neanche vegetariana, perché gli animali vegetariani hanno i denti piatti, masticano l'erba così. Quindi com'è la nostra dentatura? È fruttivora, la nostra dentatura è fatta per mangiare la frutta, ma non solo la dentatura. L'apparato digerente di un carnivoro è cortissimo, quindi il leone può anche mangiare una gazzella perché poi la espelle molto velocemente. Il nostro apparato digerente, come quello delle scimmie fruttariane, è lunghissimo, quindi l'unica cosa che può transitare a lungo nel nostro intestino è la frutta, tutto il resto va in putrefazione. Questo dal punto di vista materiale, che è incontrastabile scientificamente. Dal punto di vista spirituale, tutto quello che voi mangiate che non è frutta sicuramente non vi accelera i chakra, ma si presuppone che siano fermi per chi non è fruttariano. La frutta, ben inteso, è la frutta ortaggio, quella principale, cioè quella che alcalinizza, quindi zucca, zucchine, fagiolini, soprattutto l'avocado, le olive, i pomodori, mentre per la frutta dolce la migliore è la mela Stark. Questo in base a tutti gli studi scientifici dicono che la mela Stark, la Red Delicious, c'ha un numero di antiossidanti per il quale ci vorrebbero 2600 kg per fare lo stesso numero di una singola mela Stark. Quindi il pH, il nostro pH del sangue è 7.4, e l'unico cibo che ci rende inalterato il pH è la mela rossa. Anche se noi veniamo da decenni di acidosi derivanti dal mangiare carne, latticini, semi che possono essere le noci, i legumi o la pasta, la pizza, il pane, che questo è cibo per galline, tutto quello che arriva dai semi è cibo per galline, per gli uccelli hanno nella gola hanno un apparato che tritura il seme e espelle tutta la parte acida. Avete mai visto la cacca di un uccello su una macchina quanto è acida? Quindi o tentate una via spirituale e scientifica verso un'alimentazione più sana, o si rimane preda dei banchieri, ma non ha senso poi lamentarsi che il banchiere è cattivo, che il banchiere non è cattivo. Il banchiere è il ladro fa il suo dovere, cioè quello di rubare. E la guardia, che come dice il tuo amico Gino Marra, dovrebbe essere dalla parte giusta e combattere il banchiere, ma la guardia non è neanche il magistrato che alla fine ha studiato su testi non scientifici, la guardia siete voi. Voi siete la guardia che dovete difendervi dal ladro. Quindi spero che tu, da onnivoro a vegano, ci seguirai sulla via della
tendenza al frutterismo, non è che si fa dall'oggi al domani, ma frutterismo alcalino mi auguro, e non l'arancia acida. È un processo lento, però ci sto lavorando. Arriverò ai tuoi livelli di Mele Stark. Però vabbè, a parte questo, comunque consiglio a tutti di informarvi sulla dieta. Ci sono dei passaggi, in genere una persona onnivora che mangia carne e pesce fa uno stadio di passare prima alla dieta vegetariana, poi alla dieta vegana, che quindi elimina anche i derivati della carne e del pesce, quindi il vegano in realtà non mangia né latticini né uova, e poi si passa a una dieta fruttariana, in cui Max ha spiegato prima la frutta ortaggi, si intende anche zucchine, pomodori, eccetera, eccetera, non solo mele, pere, eccetera, eccetera. E quindi informatevi, perché poi oltre dal punto di vista etico ci sono proprio dei dati scientifici che dimostrano la validità della dieta fruttariana. E ci sono poi tutta una serie di libri al riguardo, quindi c'è molto materiale da leggere. Vabbè, se non ci sono altre domande, la ripeto io o vieni da qua tu? E vorrei chiedere due cose velocemente. La prima riguarda la soglia dei 1000 euro di cui hai parlato prima, che a parte questo vantaggio che avrebbero le banche nella eliminazione totale del contante, siccome io in banca ci lavoro e ci tempestano di informazioni relative alla diminuzione del lavoro nero, cioè come si agganciano questi due fenomeni, cioè il maggior guadagno di tutto il sistema bancario e la diminuzione del lavoro nero, perché il discorso torna, cioè quello che ci dicono torna effettivamente: se io non posso più pagare con i contanti non riesco più a fare del nero, pagare qualcosa senza l'IVA, senza la fattura, e pagare qualcuno che ha lavorato per me, eccetera. La seconda cosa è questa: nelle banconote di una volta, diciamo degli anni 70, c'era scritto la Repubblica Italiana. Quando c'è stato questo passaggio della fabbricazione del denaro dallo Stato alle banche private? Grazie. Tu ricorda che c'è quel tuo libro, perché lì in mezzo al buio. Allora, per quanto riguarda il discorso dei 1000 euro, in pratica loro ovviamente avanzano come soluzione la lotta all'evasione fiscale, l'uscita del nero, eccetera, eccetera. E questo essenzialmente porta a dimostrare come una parte del nero adesso è manifesta, quindi si riduce l'evasione. Ma il problema non è, come dire, mettere i riflettori sul piccolo commerciante, perché altrimenti dobbiamo andare a analizzare quello che fanno le banche centrali per quanto riguarda le stanze di compensazione. Le stanze di compensazione cosa sono? Sono cosiddette notai delle banche centrali. Cioè in pratica, se la banca centrale italiana ha un debito con la banca centrale francese e la banca francese ha un debito con la banca centrale tedesca, la stanza di compensazione regola in modo tale che la banca centrale italiana ripaga il debito direttamente alla banca centrale tedesca, quindi fa un giro di soldi in questo senso qui. Lì però non c'è nessuna lotta all'evasione. Perché? Perché è stato dimostrato addirittura, se tu ti informi un po' su un libro che si chiama il Libro Nero della Finanza Internazionale, scritto da Denis Robert, lui ha proprio dimostrato, interrogando proprio i presidenti di queste stanze di compensazione, per esempio ti cito lo scandalo Euroclear, su internet trovi un po' di documentazione, che le banche centrali hanno dei conti segreti nascosti in queste stanze di compensazione, e addirittura hanno trovato due conti della Banca d'Italia alle isole Cayman, che è un noto paradiso fiscale. Quindi in realtà è una trovata da quattro soldi questo di ridurre la soglia del contante per tenere i riflettori sul piccolo commerciante, perché poi se si andasse a esaminare tutti i tracciamenti bancari delle banche, allora lì
sì che ci sarebbe da vedere quanto si evade in tasse. Infatti purtroppo si dovrebbe fare proprio un'indagine finanziaria sull'operato di queste stanze di compensazione, perché a mio avviso sono la fonte da cui si può capire dove finiscono anche i soldi del signoraggio bancario, perché in teoria il sistema funziona così: la banca X, la banca centrale, compra i titoli di Stato. Alla scadenza dei titoli di Stato, lo Stato che fa? Si riprende i titoli di Stato scaduti e ridà la moneta alle banche centrali. Le quali monete, se voi leggete sui libri di università, vengono distrutte. Questo è falso, perché invece sono utilizzate dalle stanze di compensazione che attraverso dei tracciamenti bancari oscuri, nascosti, li fanno filtrare nei paradisi fiscali, e quindi di quei soldi non si sa più nulla. Ma qua parliamo di miliardi e miliardi di euro, non di spiccioli come il commerciante che magari evade una fattura da 200 euro. E quindi là su questa cosa qui si dovrebbe fare proprio una vera e propria indagine in cui economisti, avvocati e anche esperti di informatica riescono in qualche modo a capire che cosa si celi dietro questi tracciamenti bancari, perché sono formulati attraverso degli algoritmi, quindi è molto difficile da interpretarli. Però è tutto velato da un segreto. Queste stanze di compensazione hanno i loro forzieri nel Lussemburgo, in Svizzera, che sono tutti coperti dal segreto bancario, quindi prima di avanzare un'indagine sono sempre necessari 1000 permessi. E per quanto riguarda invece la seconda domanda sulle banconote, diciamo che per quanto riguarda l'Italia, il processo di privatizzazione è iniziato intorno agli anni 90, se tu sai, quando Draghi, la famosa incontro sul Britannia in cui si è deciso di privatizzare tutto l'assetto industriale e anche bancario, si comincia proprio dalle banche. Ancora negli anni prima si trovava ancora la vecchia 500 lire col mercurio alato, e quella era ancora prodotta dallo Stato italiano, quindi ancora non generava un debito come quello che abbiamo adesso. Mentre poi si è arrivato a un processo di privatizzazione in cui la Banca d'Italia è nata come società anonima, ma aveva ancora una percentuale statale, cioè pubblica. Poi nel corso degli anni la percentuale privata è aumentata sempre di più, fino a raggiungere, come conosciamo adesso, il 95% del capitale. E si è discusso un po' di tempo fa, nel 2008, si modificò addirittura lo statuto della Banca d'Italia, e si disse che fu fatta proprio una legge nel 2005, che poi entrava in vigore nel 2008, in cui si diceva che nell'arco di 3 anni tutte le quote della Banca d'Italia che stavano in mano di privati dovevano automaticamente passare in mano pubblica. Non se ne fece più nulla, perché ci furono dei contrasti con l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiani, che loro dissero attenzione, qua se dobbiamo vendere queste quote della Banca d'Italia parliamo di un valore intorno ai 20 miliardi di euro, ovviamente era una cifra enorme da dover pagare. Poi addirittura ci stavano, di parere totalmente opposto, le associazioni di consumatori come l'ADUC, che dissero: ma se l'unico acquirente di queste azioni è lo Stato può anche valutare ogni azione un euro ed entrare in possesso di tutto il pacchetto azionario di Banca Italia. Poi non se ne fece più nulla, perché come tu ben sai, ormai la Banca d'Italia non è altro che una filiale della BCE, ha perso molto potere rispetto alle banche centrali nazionali come l'avevano un tempo prima dell'entrata dell'euro. Adesso tutte le decisioni sono accentrate in Francoforte, e quindi anche la politica monetaria è accentrata tutta lì, in sostanza. Quindi non ha più senso nemmeno parlare di nazionalizzazione delle singole banche centrali.
centrale nazionale. È un discorso questo che vale nell'ipotesi in cui tu decidi di uscire dall'Unione Europea, che è, a mio avviso, ma non solo, lo dice anche Stiglitz, premio Nobel dell'economia, un progetto fallimentare perché non ha portato a benefici, ritornare o a una nuova valuta, o comunque utilizzando una valuta che sia nazionale emessa dallo Stato, ovviamente in quel caso c'è tutto un processo da attuare. Una soluzione è quello basato sull'approccio morbido, cioè nel senso che la nuova valuta deve essere emessa dallo Stato e non introdotta in maniera drastica, ma secondo un approccio morbido, ossia che i dipendenti pubblici sono pagati con la nuova valuta e lo Stato richiede per il pagamento delle tasse la nuova valuta, e quindi di conseguenza anche i privati saranno portati a cambiare la vecchia moneta, cioè l'euro, e utilizzare la nuova valuta. Quindi in questo modo la nuova moneta entra in circolo in maniera più morbida, tra virgolette. E questo è molto importante, poi applicare al tasso di cambio un tasso di cambio non fisso, bensì fluttuante, cioè un tasso di cambio che si adatta man mano ai cambiamenti della domanda e dell'offerta di mercato. E secondo questo sistema si può passare appunto a una nuova valuta che sia però emessa dallo Stato, quindi lo Stato per generare la sua spesa pubblica non avrà bisogno più di chiedere il permesso alle banche centrali che devono acquistare i titoli di Stato, emette semplicemente la moneta che gli serve per soddisfare i beni, i bisogni della collettività, sia in termini di beni reali che di servizi, e quindi soddisfare il benessere collettivo. C'è qualche altro intervento? Allora io ringrazierei Massimiliano, l'organizzatore, anche se il vero organizzatore noi sappiamo che è Rachele, e poi ringrazierei anche Fabrizio Zani di Edizioni Sì, anche se analogamente sappiamo che il vero motore di Edizioni Sì è Valentina, che lavora nel buio del magazzino e anche fuori dal magazzino. Sempre le donne, vero? Che anche dietro Salvatore c'è Maria Cristina che gli corregge i testi, che è vegana anche lei. Va bene, grazie Alcidro, grazie a voi, grazie a tutti.